Intitola Oltre il terrorismo, il nuovo libro del generale Mario Mori presentato a Castelfranco nell'ambito della rassegna sulla legalità Fai la cosa giusta. Insieme al colonnello Giuseppe De Donno, il generale Mori ha visitato prima il castello di Panzano della famiglia Righini. Direttore del SISDE nell'ottobre 2001, subito dopo l'attentato alle Torri Gemelle, riuscì a preservare l'Italia da attacchi che hanno invece colpito altri paesi europei. Un controllo assiduo della situazione, di aver individuato soprattutto quei pochi centri che potevano dare luogo a delle forme di diversione di terrorismo e di averle controllate, sollecitando le prime espulsioni, che forse è stato lo strumento più efficace, tuttora è lo strumento più efficace per controllare il fenomeno terroristico. Indubbiamente il fenomeno del terrorismo islamico si è diffuso. Abbiamo delle realtà abbastanza consistenti anche in Italia, il problema è quello di poterlo continuare a seguire e a controllare con assiduità, cercando anche di sollecitare la collaborazione delle varie etnie musulmane che sono presenti, che quella parte che è la maggioranza che si è ben integrata nella realtà sociale italiana. Nella sua lunga carriera in divisa, Mori ha dovuto affrontare varie volte i giudici come imputato. Dopo l'arresto di Salvatore Riina fu processato per favoreggiamento a Cosa Nostra riguardo alla mancata perquisizione del covo, poi assolto. Assoluzione anche nel processo per favoreggiamento a Bernardo Provenzano. Pochi mesi fa ha consegnato ai giudici di Palermo un memoriale nel procedimento sulla cosiddetta trattativa Stato-mafia. Io non ho particolari rincrescimenti, tutto sommato rifarei quello che ho fatto, quindi se potessi fare cercherei di farlo meglio, ma questo non è possibile. Queste vicende che hanno coinvolto me e altri fanno parte dei rischi del mestiere, l'importante è affrontarle con serenità, avendo la coscienza a posto e replicando ogni volta che si viene accusato con documenti e con affermazioni valide e sostenuto da materiale che è incontrovertibile.